Buonasera a tutti amici sportivi, mercoledì 26 di ottobre, abbiamo qualche minuto di ritardo ma ci perdonerete per questo. Allora, questa sera grande appuntamento, dopo quello di ieri sera dove ne abbiamo dette praticamente un po' di tutti i colori e chiediamo scuso se la nostra, il nostro modo a volte di scherzarci sopra eh, è compatibile con il tuo gusto, speriamo proprio di sì. Insomma, ci siamo un po' lasciati andare, ci lasciamo un po' andare proprio per il fatto che abbiamo ormai 26 giorni dopo acquisito un certo livello di confidenza con gli amici che si seguono ogni giorno in questa rubrica mi alleno a casa con Pitt, oggi abbiamo un compito davvero molto particolare. Queste ultime puntate ragazzi tra l'altro eh, sono particolarmente interessanti soprattutto per un motivo, perché vi sto dando delle soluzioni che poi nel proseguo della stagione potrete benissimo contestualizzare al periodo in cui vi trovate e quindi fare una sorta inizialmente di archivio ma meglio dire, inizialmente è il caso di creare il proprio set point, il proprio punto di inizio, da lì in avanti diventare sempre più abili, esperti e quindi aggiungere sempre con gradualità, ma soprattutto anche con coerenza, quel qualcosa in più che ti dà il motivo, la spinta per fare qualcosa, migliorare qualcosa e chiaramente diversificare. Dalla sola pratica della bicicletta, questa sera ho selezionato quattro esercizi per i dorsali, con alcune varianti piuttosto interessanti, e due esercizi più uno per quanto riguarda le braccia. Allora, i dorsali, eh, nel vero senso della parola, uno potrebbe dirsi che cosa serviranno mai per andare in bicicletta. Allora, i dorsali ovviamente fanno parte eh, della schiena, della parte posteriore. E quante ore noi rimaniamo in posizione statica sulla bicicletta? E vuoi dire che se questa viene attrezzata a dovere il nostro compito quando andiamo in bicicletta potrà risultarci un po' più facile? Io credo proprio di sì. E quindi armiamoci di buona volontà anche questa sera perché ne avremo veramente diverse di cose da fare. Prego la regia di venirci ad inquadrare a dovere, visto che ho considerato che ora ci siamo mossi. Allora, primo esercizio. Avete già visto questo genere di attrezzatura che abbiamo utilizzato in altre occasioni. La prima serie che ti propongo, la eh, variante di quello che è l'esercizio di stasera, non è una presa larga, come solitamente eh, siamo abituati a fare, ma una presa più stretta, ok? Le gambe sono alla larghezza del bacino, noi le mani le mettiamo all'interno delle ginocchia. Cerchiamo di non curvarci con la schiena, trovare un bel appoggio tra le altre cose anche la posizione delle nostre gambe è leggermente superiore alla linea dei 90 gradi siamo in questa posizione pronti per partire via e solleviamo fino al petto queste io ho utilizzato due casse d'acqua eh? ma poi la variante te la do subito dopo questa prima serie ok questa diciamo ci serve come introduzione all'allenamento di questa sera e ci metterà anche decisamente in moto la ripetuta successiva avrà un sovraccarico che come potrai vedere successivamente è una cosa facilmente reperibile così come tu eventualmente non hai come mi sono dotato io di due palle Kettlebell queste sono di 8 kg, quindi diventano 8 kg, più 8 kg che fanno 16, più 6 bottiglie d'acqua saranno all'incirca 8 kg, quindi abbiamo un 32 kg più o meno come sovraccarico. In questa situazione però le braccia non le teniamo all'interno, ma le teniamo larghe, leggermente più larghe della nostra figura, leggermente più larghe. Attenzione, qui dobbiamo veramente fare forza anche con le gambe, specie nel primo momento in cui facciamo lo stacco da terra, solleviamo e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 9 e 10. Splendido! Allora qui lo spunto, ragazzi, qual è? Il fatto che se ora ti sei trovato la tua taratura del peso idoneo per te, quello sarà il tuo set point. Da lì in avanti tieni nota e ovviamente dovrà essere tua attenzione diventare per prima cosa proprietario del carico iniziale che hai appunto trovato. Dopodiché si passa allo step successivo nel momento in cui sei diventato davvero bravo a sollevare, a ripetere per un certo numero di volte quel tipo di peso, ok? Allora ci mettiamo sdraiati sul tappetino. Anche qua due serie. Una praticamente senza peso, ma ti faccio vedere semplicemente anche senza alcun peso quanto sia imponente questo esercizio, ma soprattutto incisivo sulla schiena e in particolar modo sui dorsali. Sdraiamoci. Ok, giù. Non c'è assolutamente bisogno di sollevare i piedi, allarghiamo le mani in questo modo, io spero che l'audio sia ancora idoneo, visto che probabilmente sto schiacciando il microfono, partiamo da, questo, da questa posizione, dobbiamo cercare di sollevare le braccia e facciamo così per una, che ne so, andiamo avanti e vediamo, anzitutto prima di sentire... Interessata la zona in questione, schiena, tutta la schiena, gran parte dei deltoidi posteriori, delle spalle posteriori e ovviamente anche i dorsali sono fortemente coinvolti. Stiamo lavorando semplicemente senza carico e penso onestamente di poter dire che la schiena la si senta davvero strizzata dove abbiamo deciso di colpire wow ok la seconda prova la facciamo con un leggero sovraccarico allora io ho tentato tenterò in questa missione impossible di utilizzare dei dischi da 2 kg attenzione alle dita perché se hai appunto il dito a grilletto e non riesci ad afferrare bene il disco e ti cade. Lo schiacciamento delle dita è garantito. Onde evitare tale infortunio? Eh, ti potrei switchare a non utilizzare i dischi, ma magari se hai per casa dei pesetti così basta che siano di un paio di chili, uno, uno e mezzo, due, vanno benissimo. O la classica bottiglia d'acqua, quella ti preserva da ogni tipo di sinistro accidentale. Ok? Allora, ci mettiamo giù. Apriamo per bene le braccia. Andiamo via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Soltanto con due chili. Pazzesco, ragazzi. È veramente micidiale. Quindi vedi che non servono eh, dei quintali di ghisa per andare a colpire se trovati gli esercizi giusti le nostre aree muscolari. Vedi che noi cerchiamo di stare attenti a estrapolare quelli che sono appunto esercizi che non ci complichino la vita in fatto di esecuzione e che non ce la complichino nemmeno in fatto di attrezzatura. Prossimo attrezzo, depositiamo i 2 più 2 kg, puoi fare il prossimo esercizio o con un bastone, io ho scelto di usare un bastone, tu lo puoi fare con un bastone, un manico di una scopa, piuttosto che un asciugamano o un elastico, va benissimo, ci mettiamo sempre nella posizione pancia a terra, io preferisco utilizzare questo termine perché, per noi ciclisti, è decisamente più pertinente. Braccia in avanti. Allora, solleviamo leggermente il busto e tiriamo il bastone verso di noi. Le prime 5 dirai: Non sento niente e sono d'accordo con te. Arriviamo a 10 e il sentimento cambia. Perché qualcosa lo si sente e come? Per riuscire a fare questa posizione, questa esecuzione, anzitutto devi strizzare per bene i muscoli dei glutei e poi, poco per volta, vedrai che questo tipo di esercizio, se fatto quasi a cedimento, cioè al numero di ripetute che ovviamente tu riesci a sostenere, Sarà un esercizio che andrà fortemente a lavorare sulla tua schiena. Wow! Benissimo, posizione da sirenetto. Ciao ragazzi, come va tutto bene? Ok, questo era il terzo esercizio ma che non abbiamo ancora concluso. Allora... Anche qui ovviamente ci può stare che cosa? Il numero di ripetute in più fino a sentire veramente ah, eh, la schiena che, che, che quasi si eh, scalda, quasi si infuoca da quanti esercizi, da quante ripetute ci hai fatto sopra. Un po' il sentimento che dobbiamo cercare di inseguire, di portare a casa è questo: di avere una risposta muscolare nel distretto che abbiamo deciso di andare a colpire, ok? Quello è il sentimento principale. Bene, ancora, sollevo le mani, se vogliamo un aggravante, alzo anche le, le punte dei piedi dietro e via, andiamo. Uh, questo bis si uh, sente ancora di più in maniera più uh, veloce. Uh, uh. Poi se ci metti anche del tuo, nel senso che tiri verso il petto, ma tiri sul bastone o sull'elastico lo allarghi o l'asciugamano lo allarghi, tu vedi che ah, la schiena si strizza, si uh, pompa. In maniera molto più immediata, ok? Quindi le variabili sono al di là che tu possa inserire peso al bastone, qualora ci sia un modo o un sistema per sovraccaricarlo, piuttosto che se hai usato appunto l'asciugamano l'elastico, devi fare una sorta di contrazione esterna, quasi come se dovessi strappare l'elastico con l'asciugamano. In quel modo già crei una tensione muscolare. Se poi la tiri verso di te, vedrai che si eh, ripropone tutta sulla schiena ed è l'obiettivo che abbiamo deciso di andare a colpire. Altro esercizio, questo lo chiamiamo il Phelps exercise. Phelps sta al nostro ehm, Magnini, qual è un nuotatore italiano? No, perdono ragazzi, scusate io ce l'ho a Carpi. Eh, mi scuso veramente uno dei più grandi nuotatori di tutti i tempi è il nostro Gregorio Amatissimo Paltrinieri di Carpi un orgoglio per noi carpigiani avercelo insomma non facciamo l'elenco di tutto quello che è il grande Gregorio ciao Greg allora facciamo il suo esercizio i piedi saranno sollevati da terra le mani sono qua avanti non so come si possa chiamare questo stile ok ma dobbiamo andare da qua a dietro, in avanti e indietro, in avanti e indietro. Le prime cinque, solletico. Le seconde cinque, sentimento. Le terze quinte, sto fantasticando, o meglio dire, sto farneticando, dolore. Le ultime cinque, bruciore. Ovviamente dobbiamo sempre sentire tutto questo nella schiena, ok? Non abbiamo pesi, non abbiamo nulla, ma stiamo facendo un lavoro incredibilmente efficace per la nostra schiena. Lei al centesimo chilometro, al 1500 metro di dislivello, per come l'abbiamo irrobustita... Ci ringrazierà e come? Ecco dove si può diventare più forti in bicicletta, andare ad attrezzarsi, a distribuire tutte quelle che possono essere delle aree che possono andare in deficit durante le nostre uscite in bicicletta, potenziarle, costruirci sopra qualcosa. Beh, insomma ragazzi, direi che non sia cosa di poco conto di nuovo lo facciamo per la seconda volta anche in questo caso puoi o velocizzare la bracciata ok oppure la puoi rallentare sentire che tira in tutta la sua apertura e chiusura ti do un altro aggravante quando arrivi qua 5 4 3 2 uno e avanti, quindi un piccolo stop in isometria. E via. Tira fuori il greg che c'è in te. Bracciata dopo bracciata. Wow. Super perfetto, direi che siamo riusciti perfettamente a centrare questa condizione che ci siamo appunto creati da questa posizione. Ora andiamo a fare i bicipiti. Guardate ragazzi, eh, prima mi siedo per fare la prima serie, il primo set di bicipiti. Successivamente dobbiamo ancora rimetterci sul tappetino siamo già un po lunghi lo so perfettamente ragazzi però insomma sono degli esercizi che questi qua cari ciclisti miei ci faranno un gran comodo quando saremo in stagione a non a spot ma con gradualità riprendere questi esercizi guardate che non è un tocca san è un'amplificazione della nostra forma fisica elastico, asciugamano, una corda, mettiti seduto, mettiti sulla fitball, mettiti in questa posizione afferra per bene l'elastico o l'asciugamano, tira verso l'alto tira più che puoi verso l'alto, più che puoi ci stiamo per una ventina di secondi e voglio vedere se il tuo bicipite non esplode non salta fuori, non si rinforza, non si potenzia. Sì. Wow. Ovviamente la misura di questo esercizio è di quanto tu cerchi di spingere verso l'alto. Ci può stare anche una sorta di rotazione delle mani a favore di una maggiore... Eh, maggior richiamo verso il bicipite femorale, andiamo via: ok. Ad esempio, io sto così con i pugni rivolti in avanti, dovessi fare questa rotazione. Ecco che l'esplosione muscolare sul bicipite è tanto pompaggio. Questo, eh. Ok. Lo posso dire in siciliano? Menchia! Quanto si è sentito questo esercizio. <ride> Incredibile. Ok. Allora ci rimettiamo ancora giù sul tappetino. Attenzione, questo ragazzi, guardate, è l'ultimo esercizio, cerchiamo di farlo tre volte, anche su questo ci puoi lavorare sopra veramente tanto, perché ti dà tantissimo questo senza avere del sovraccarico. Qui l'unica condizione è, uno, farlo bene, due, cercare di fare quel minimo sindacale per ora che ti permette di dire li stimolo per bene i bicipiti e tre, nel futuro, eh, cercare di aumentare il numero di ripetute. Come se dovessimo fare dei piegamenti sulle braccia. Però, anziché mettere i palmi delle mani in avanti, non so se la regia riesce ad inquadrare per bene la mia posizione, ok? Le mani le ruotiamo all'indietro, ok? Così, senza ovviamente sentire dolore. Le ginocchia non le muoviamo, rimangono per terra. Il busto è leggermente più avanti. Andiamo così. Uno, trova la larghezza giusta. Due, tre, quattro. 5, 6, ne facciamo 8, eh? 7 e 8. Questo è tutto una questione di leve. Devi trovare la posizione giusta, devi trovare appunto il giusto equilibrio nel non sentire una tensione muscolare gravosa in termini di dolore, fastidio, questo non deve succedere, deve andare veramente a colpire, quando hai trovato l'inclinazione, l'apertura, l'angolazione giusta per te, per quello che è la tua coerenza, allora quello è il punto giusto, ok? Quello che ti posso dire io, avanza un po', ruota i palmi delle mani, le ginocchia per terra. Andiamo giù, ok, piano piano per trovare la prima serie e per vedere se abbiamo trovato l'inclinazione apertura giusta. Via, due. Tre, micidiale, ragazzi. Quattro, 5. 6, 7 e 8 la risposta ovviamente se fatto bene è molto a carico dei bicipiti ma come te ne sarai accorto viene stimolato anche tutto il grande pettorale quindi questo è un esercizio ragazzi molto potente dobbiamo soltanto assicurarci di farlo veramente bene siamo a 23 minuti mi stanno <ride> dicendo cose impossibili dall'altra parte, doveva essere un quarto d'ora e invece siamo già abbondantemente oltre, ma noi i perterriti andiamo avanti, via! Uno, due, tre, quattro, già meglio, eh! 5 6 e sette, l'ultima, e otto! Splendido ragazzi! Molto 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 bene. E con questo abbiamo completato il nostro ehm, la nostra routine dedicata ai bicipiti, che però non si chiude qui. Ora ti do un suggerimento per un esercizio che può sembrare anche questo abbastanza frivolo, banale e da femminuccia. Pardon, le femminucce sono molto spesso molto più determinate e molto più forti di noi maschietti. Era solamente per usare questo concetto come metafora. Allora, l'esercizio che ti propongo da curare con attenzione, perché questo potrebbe esserti utile non soltanto come potenziamento delle braccia, ma potrebbe essere anche un esercizio molto interessante in fase di riscaldamento generale per affrontare qualsiasi altra sessione di allenamento. Le braccia le metti aperte in questo modo, disegni un cerchio piccolo, ok? Piccolo, poi diventi sempre più largo nel disegnare questo cerchio fino a fare un'ampiezza di questo cerchio il più largo possibile a livello naturale, ok? Lo fai per una trentina, una quarantina di volte in un senso, anti-orario e poi orario. Via, disegniamo un cerchio dalla parte opposta. Piccolo, <ride> ne approfittiamo anche per salutarci e per dirci che domani sera ci troveremo su questi canali alle 18.30. Domani abbiamo un set di gambe veramente incredibile, al quale è vietato non partecipare. Quindi. Appuntamento a domani sera alle 18.30, per questa sera, cari amici, è tutto, ma è stato tanto. Grazie anche a voi di aver partecipato, ci vediamo domani sera, mi alleno a casa con Pit. Tutti i giorni, ciao!